A tutti a questo giorno del ricordo, in questa meravigliosa cornice che è il monumento che Pesaro ha voluto erigere a tutti coloro che sono caduti e che sono morti e stati uccisi, vittime di quello che è stata la storia Giuliano Dalmata, per cui è protagonista anche Pesaro. Deporremo ora la corona da parte delle ragazze dell'istituto comprensivo Alighieri, già istituto comprensivo Alighieri nel senso che voi siete ex studentesse dell'istituto comprensivo Alighieri, quindi deponiamo la corona con il signor prefetto e il sindaco. Sindaco, ok, grazie, bene. Chiedo al signor prefetto allora di, che ringrazio per la presenza, di fare un saluto. Tolgo un attimo. Prego, siamo all'aperto. Buongiorno a tutti, un caloroso saluto a tutte le autorità qui presenti, alla comunità Giuliano Dalmata, ai ragazzi, agli orchestrali che sono come al solito molto bravi. Oggi è il 10 febbraio, il 10 febbraio è una data un po' triste, ma nello stesso tempo una data che ci deve spronare a ricordare nel miglior modo possibile questo eccidio, questo dramma che ha attraversato gli italiani negli anni tra il 43 e il 47. Il 10 febbraio fu scelta, questa data è stata scelta perché il 10 febbraio furono siglati i trattati di pace a Parigi, se non che è proprio da questa data, cioè da quando territori italiani furono annessi alla ex Jugoslavia, che cominciarono le rappresaglie nei confronti di questi nostri concittadini. Io ricordo una frase dello scorso anno del presidente Mattarella: l'orrore delle foibe colpisce le nostre coscienze. Ecco, questo è l'ennesimo monito che deve spronarci, e mi rivolgo soprattutto ai ragazzi della scuola, a far sì che questa giornata, questo momento non sia un ricordo solo celebrativo, ma sia qualcosa di più concreto, cioè qualcosa che debba rimanere impresso nelle nostre coscienze, come diceva il Capo dello Stato l'anno scorso, per far sì che non accadano più questi drammi, perché guardate, è difficile anche ormai trovare più le parole, no? per esprimere appieno quello che il cuore sente. Ammazzare il proprio simile, e poi mi sono documentato negli anni passati e ho scoperto l'orrore delle foibe, queste insenature
che insomma ti davano una morte allucinante, cioè una cattiveria diabolica, un odio diabolico, gente che veniva gettata viva lì dentro. E non era possibile né andarli a prendere, né per loro era possibile risalire. Quindi vedete con che diabolica strategia venivano appunto buttati lì. Perché? Perché per una rappresaglia nei confronti di gente che assolutamente inerme. Qualcuno fortunatamente è riuscito a scappare e so che il territorio di Pesaro ha accolto tanti transfughi, quindi io vorrei dire, ecco, vorrei concludere questo mio breve intervento dicendo ragazzi, dobbiamo cercare di trasmettere alle coscienze di tutti, a partire dai più anziani, ma soprattutto ai giovani, questo sentimento di orrore verso il male. Ecco, dobbiamo assolutamente far sì, come dicevo prima, che questo non sia un ricordo. Ogni 10 febbraio ci vediamo qui, è bello celebrare, ma al momento celebrativo deve seguire un momento attivo e fattivo. Quindi buona giornata, oggi anche il tempo ha voluto che celebrassimo nel miglior modo possibile questa cerimonia. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, un saluto anche da parte mia a tutte le autorità, alla comunità qua presente, ai ragazzi che hanno suonato l'inno di Mamelia e che continueranno poi durante la mattinata a intervallare le parole con la musica. È una giornata importante che ogni anno le istituzioni italiane ricordano anche con un certo senso di colpa, perché per tanti anni, per decenni, questa vicenda così drammatica fu nascosta, rimossa per diversi motivi, ma innanzitutto rimossa per lo scontro ideologico che dopo la Seconda Guerra Mondiale, la divisione del mondo in due, tra Occidente e Oriente, tra paesi liberali e democratici e paesi nella sfera sovietica. Questo scontro ideologico non permise mai una rilettura critica, storica, di quegli eventi così drammatici. Per tanti anni, anche in Italia, ci fu un dibattito acceso tra coloro che davano tutta la colpa al fascismo e coloro che davano tutta la colpa ai comunisti di Tito. Poi finalmente, grazie alla presa di posizione del Parlamento, ricordo un'azione molto importante del Presidente della Camera di allora, Luciano Violante, così come di tanti parlamentari che avevano proposto questa giornata del ricordo, finalmente si riuscì ad avere una visione oggettiva, critica, storica su quei fatti. Nessuno nasconde le violenze fasciste durante la Seconda Guerra Mondiale in quei territori, ma non si può non ammettere, non vedere che successivamente le truppe di Tito commisero un vero e proprio sterminio etnico. Con l'argomentazione della vendetta rispetto ai responsabili delle violenze fasciste si sterminò un popolo intero. Chiunque aveva origine italiana finiva nel buco, come ci ha ricordato anche Cristicchi qualche mese fa in un bellissimo spettacolo teatrale. E furono tanti, migliaia le persone innocenti che soltanto per la colpa di essere italiani finirono dentro le foibe, in una morte atroce, come diceva poco fa il prefetto. E si utilizzò un elemento naturale, un elemento morfologico di quella terra straordinaria per nascondere vite, sofferenze e per fare sparire storie di famiglie intere. Tante famiglie nel dopoguerra capirono che non c'era, nel momento in cui cambiarono i confini e quel territorio passò in gran parte sotto l'ex Jugoslavia, e capirono che non c'era futuro per loro, per le loro famiglie, sapevano cosa stava succedendo, cosa era successo negli anni precedenti e decisero di scappare.
Da lì il grande esodo, portando via tutto ciò che avevano, la loro identità, la loro vita, che era stata sempre in quella terra. E per fortuna molte famiglie vennero accolte lungo l'Adriatico. Non è un caso, credo, che questo monumento diversi anni fa sia sorto proprio qua, in questo parco, non solo un bellissimo parco nella zona residenziale di Trebbiantico, ma un parco, come vedete, affacciato sul mare, su quel mare Adriatico che poteva essere un elemento di distacco e invece è diventato un elemento di accoglienza, grazie a tante attività e nella nostra città grazie alla grandissima opera di Padre Damiani, della quale ancora siamo ovviamente tanto orgogliosi. E tante famiglie sono venute qua a Pesaro, da quelle terre, accolte, e poi qui hanno costruito la loro famiglia, il loro futuro, e qui hanno spostato le loro radici. Ma è evidente che il cuore è rimasto là, in questa terra martoriata, il confine orientale, martoriata storicamente da tante guerre, da tanti cambi continui di confine. Ed è stato bello, credo l'anno scorso se non sbaglio, vedere il presidente Mattarella insieme al presidente sloveno mano nella mano. Popoli che oggi sono insieme nell'Unione Europea, ricordare insieme quelle tragedie, prendendosi ognuno ovviamente le proprie responsabilità. È il segno dei tempi che cambiano, è il segno che l'Europa è l'unico antidoto che abbiamo contro il nazionalismo sfrenato, contro l'intolleranza e contro anche coloro che vogliono in qualche modo rimuovere fenomeni storici come questo. Non c'è futuro senza un'Europa unita, senza un'Europa di pace, e vediamo come questi confini continuino in qualche modo ad esserci anche nel mondo nuovo. Siamo tutti in grande apprensione per ciò che sta succedendo in Ucraina in questo momento. È un nuovo confine. La globalizzazione sembrava aver spazzato via le sfere di influenza, invece le grandi potenze si riorganizzano e ci sono sempre nuovi confini. Sono proprio le popolazioni che vivono in quelle terre spesso e volentieri a rischiare di più quando nascono conflitti, quando questi conflitti sono rafforzati da teorie etniche spaventose e quando questi conflitti sono magari anche supportati da questioni religiose o questioni di carattere ideologico. Quindi non solo è importante ricordare gli italiani morti nelle foibe, non solo è importante ricordare quella pagina buia della storia per troppo tempo rimossa dallo scontro ideologico, ma è importante ricordare che fino a quando ci saranno dei confini così netti che si spostano continuamente, noi non avremo mai la pace e la convivenza tra le popolazioni. E quindi è fondamentale ricordare, perché ciò non avvenga più. Oggi il confine orientale non è più quello, probabilmente un altro, ma ogni qualvolta si crea un conflitto, le persone che rischiano di più sono le persone che vivono in quelle terre, che pur essendo terre di confine sono le terre nelle quali hanno le loro radici, la loro identità, e che ovviamente nelle quali permane il loro cuore, esattamente come capita tutt'oggi alle persone che provengono da quella terra e che per fortuna hanno trovato il loro futuro, il loro presente, il loro futuro nella nostra città. È importante che la scuola continui un lavoro sulla storia dell'ultimo secolo, perché non è così conosciuta, tanto più questa appunto nascosta per troppi anni in maniera colpevole. Quindi buona giornata del ricordo a tutti, e ogni anno torneremo qui, e speriamo anche con tante persone in presenza, per ricordare questa giornata come una delle pagine più buie della storia del nostro paese e al tempo stesso come una delle pagine che non devono ripetersi più. Buongiorno. Saluto e ringrazio il signor prefetto, con cui collaboriamo assiduamente ogni giorno per continuare a preservare i valori della democrazia e della pace, fondamenti della nostra Repubblica. Saluto il sindaco, la dottoressa Belloni, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, l'assessora Murgia, con cui abbiamo costruito questa giornata insieme al coordinamento degli istituti superiori di Pesaro,
saluto appunto a tutti voi, studentesse e studenti degli istituti superiori di secondo grado che ci state seguendo in diretta. Ringrazio nuovamente gli studenti del Conservatorio Rossini che ci accompagnano in questa giornata con i momenti musicali che abbiamo concordato e che hanno preparato, e gli studenti e le studentesse che vedete alle mie spalle che hanno vinto proprio nell'anno scolastico passato il premio Brancati proprio su un lavoro dedicato alla giornata del ricordo. Quest'anno purtroppo non è riunito il Consiglio Comunale di Pesaro per questa giornata, ma i consiglieri ci seguono in diretta, per questo vi porto i saluti dell'intero Consiglio Comunale e del Vicepresidente. La giornata è ricca di interventi e momenti di riflessione a sostegno del ricordo, ma soprattutto a sostegno delle persone, dell'umanità, quell'umanità che non può e non deve più permettersi di rivivere una grande tragedia italiana, vissuta al snodo del passaggio tra la Seconda Guerra Mondiale e l'inizio della Guerra Fredda. Un capitolo buio della storia nazionale e internazionale che causò lutti, sofferenza e spargimento di sangue innocente di italiani dell'Istria, della Dalmazia e della Venezia Giulia. Ringrazio anticipatamente i rappresentanti della comunità giuliano-dalmata oggi qui presenti insieme alla professoressa Ivanov Danieli, che tra poco ascolteremo in videoconferenza, con cui abbiamo già attivato un percorso di collaborazione nel 2019 e con cui potrete anche capire gli snodi storico e geografici che sono la base di questa grandissima tragedia. Il dramma delle foibe infatti non deve essere dimenticato, il giorno del ricordo è una conquista per il paese perché per decenni lo scontro ideologico ha nascosto e ridimensionato una delle più grandi tragedie dell'umanità. Parliamo di un vero e proprio eccidio di italiani in cui morirono tragicamente intere famiglie, una pulizia etnica delle truppe titine che spazzò via intere speranze e progetti di vita. A Pesaro, grazie all'esperienza straordinaria di padre Damiani, tanti esuli trovarono ospitalità, accoglienza e cittadinanza. Ritengo molto importante quindi ricordare i massacri delle foibe per dare onore alle migliaia di italiani che persero la vita. Ed è giusto non dimenticare, perché in questa tragedia c'è anche un pezzo di storia della città. Se Pesaro ha fatto della solidarietà un suo tratto distintivo, è anche grazie all'esperienza dell'accoglienza degli esuli giuliano-dalmati e alla grande opera di padre Damiani, di cui andiamo molto orgogliosi. Per questo la Presidenza del Consiglio Comunale quest'anno finanzierà una borsa di ricerca storica rispetto a queste vicende e alla tanta documentazione che è frammentata tra i tanti archivi storici diocesani della nostra città, per poter raccontare sempre meglio e restituire alla memoria un percorso corretto del ricordo e soprattutto una documentazione storica importante che riguardi anche noi. Grazie ancora per la vostra presenza, grazie a tutti e anche per la vostra attenzione chiaramente. Buon giorno del ricordo. Grazie, saluto le autorità presenti, la comunità dalmata, ringrazio in modo particolare l'amministrazione comunale di Pesaro e nella persona del sindaco Ricci, del presidente del consiglio comunale Perugini e dell'assessore all'istruzione per aver promosso questa iniziativa e per aver scelto questo luogo particolarmente evocativo. Ma li ringrazio soprattutto per aver ancora una volta coinvolto le istituzioni scolastiche di Pesaro e per averle rese protagoniste anche in questa occasione. Ringrazio quindi i dirigenti e i docenti che hanno con entusiasmo, come sempre, aderito a questa iniziativa ed hanno offerto ai nostri ragazzi questo ulteriore momento di riflessione e di approfondimento. Ebbene, questa giornata è particolarmente importante, già lo ha ricordato il nostro sindaco, perché questi nostri connazionali morti, risucchiati da questi buchi neri o esuli con una parca così valigia e con la chiave in mano nella speranza di ritornare, hanno dovuto pagare una doppia onta, quella delle conseguenze dirette di questa tragedia, cioè la morte, l'esilio, ma anche la dimenticanza. Il fatto che questa tragedia sia stata rimossa dalle nostre coscienze, dai libri di storia per troppo tempo, e questo velo del silenzio sia stato squarciato soltanto troppo di recente, no? Nel 2004, quando, come ricordava il sindaco, un Parlamento unito unanimemente approvò una legge
che istituì questa giornata come la giornata del ricordo. Questo ci deve far riflettere sul fatto che, e soprattutto i ragazzi devono riflettere sul fatto che non esistono tragedie diverse o vittime diverse, ma esiste una sola grande tragedia e soltanto delle vittime che sono state tali in virtù di drammi che hanno incendiato e sconvolto l'Europa del secolo scorso e che hanno avuto tutte un'unica identica matrice, le ideologie nazionaliste, totalitariste, frutto di rigurgiti di razzismo, di vere e proprie scientifiche volontà di epurazione etniche. E questo deve farci indurre ad una riflessione, soprattutto i ragazzi, ad essere molto attenti. Attenti a che queste derive non si ripetano e sempre pronti quindi a condannare fermamente qualsiasi gesto possa accennare ad episodi di razzismo o di xenofobia che purtroppo ancora nella nostra epoca, nel nostro contesto diciamo europeo, così sono sottili ma sono ancora presenti. È grazie quindi anche al sangue di questi nostri connazionali che l'Italia ebbe a ricostituirsi come una repubblica democratica e è anche grazie al sangue di questi connazionali che popoli diversi trovarono una dimensione di pace, di fratellanza, di solidarietà in quella che è oggi l'Unione Europea, che seppur imperfetta, seppur non completa, cioè non pienamente corrispondente a quelli che erano i sogni magari dei padri fondatori, rappresenta una grande conquista, un punto fermo da cui non possiamo evidentemente tornare indietro, ma ecco, a voi ragazzi affiderei il compito di tutelarla sempre di più, di tutelarle le fondamenta che anche in questo caso da parte di alcune ideologie striscianti nazionalpopolari vengono messe in discussione. Ecco, questo è il grande impegno che le nuove generazioni devono assumere affinché non si ripetano le tragedie e le barbarie del passato. E poi un'ulteriore riflessione rispetto a questa tragedia e un invito ai ragazzi: siate assetati di sapere, di curiosità, di conoscenza, non limitatevi, non siate soddisfatti del trafiletto dietro il quale magari il vostro libro di testo, la lezione riduce un evento, un accadimento, sia di cronaca, sia storico, ma abbiate sempre la fame di approfondire, di confrontare le fonti, di approcciarvi ad ogni situazione in maniera critica, con vivo spirito critico. Nulla, non aggiungo altro perché sono sicura e sono molto desiderosa di ascoltare la testimonianza che seguirà, le lezioni che seguirà, che sarà occasione non solo di approfondimento storico e culturale, ma di grande approfondimento e di grande crescita umana. Grazie ancora. Grazie mille, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, grazie alle autorità presenti, grazie ai testimoni a cui lascerò velocemente la parola perché sono loro i veri protagonisti oggi, come i protagonisti, come sempre, in occasioni di riflessione di fronte a fatti storici che molto spesso, come è già stato detto benissimo prima di me, ci lasciano senza parole. E allora ringrazio le scuole che sono collegate in streaming, ahimè ancora quest'anno in queste iniziative, speriamo per il prossimo anno di poter essere in presenza. Ringrazio il Conservatorio che come sempre ci regala momenti musicali che ci fanno riflettere, sempre pertinenti al ricordo. E ringrazio anche la delegazione della scuola dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri, che alle mie spalle ormai ex studenti, e le professoresse Buonanno e Oradei, che hanno seguito un progetto di approfondimento sulla storia cittadina e sulla tragedia istriana. Questo è per me un motivo di grande felicità, perché in occasioni come queste la scuola diventa promotrice di un pensiero critico. Più di una volta mi avete sentito dire che per me la storia ha valore di conoscenza ma anche di esperienza. Questi ragazzi hanno potuto vivere in prima persona la presenza e la testimonianza di un esule
trasformando una storia terribile in un profondo momento di confronto, di crescita personale e anche di riscoperta della propria identità. Pesaro si è dimostrata da sempre accogliente e su questo mi piacerebbe soffermarmi. La capacità di trasformare molto spesso l'odio in qualcosa di più grande, che è l'empatia, la collaborazione e la gentilezza. Su questi, che sono i nostri tratti distintivi di cittadini, di pesaresi, o meglio di tutto il nostro territorio, che è un territorio accogliente, la storia e questo lavoro fatto dai ragazzi ha dato modo non solo di conoscere, per non far più succedere delle tragedie disumane come i fatti che ricordano le foibe, ma per ritrovarsi come cittadini, affinché questa inclusione, questa accoglienza possa essere rimessa in moto da subito, diventando dei cittadini consapevoli. E questo le istituzioni, la scuola deve fare, specialmente in questo momento in cui gli studenti hanno bisogno di punti di riferimento. La scuola, e attraverso i docenti, attraverso le istituzioni, deve essere, come oggi, per loro un punto di riferimento e di conoscenza fondamentale. Su questo l'impegno della città, oggi ne è testimonianza, è sempre attivo, e su questo voglio rilanciare una speranza, la speranza di non sentire più discorsi del noi e del loro, che creano delle guerre tra pari che anche le cronache di questi giorni ci fanno scoprire. Ritroviamo la nostra identità cittadina, siamo un unico popolo, come testimoniano giornate come questa, e cresciamo attraverso la conoscenza. Solo la conoscenza ci può rendere liberi. Grazie. Thank you.
saluto tutti. Perdonate l'emozione, è la prima volta che parlo davanti a un pubblico, come insegnante e rappresentanza del gruppo del Comitato Giuliano Dalmati. Desidero spendere soltanto una parola sugli extracomunitari che ogni giorno arrivano da mari e monti nel nostro paese. Onesti e non, tutti accolti, rifocillati, ben sistemati, protetti e difesi, giustamente per i meritevoli. Questo non è accaduto per i 350.000 che sono giunti disperati nel 1946-47 da altre zone italianissime d'Italia e sono stati accolti dai loro stessi fratelli con sputi, parolacce, minacci e punti e pugni. Fra questa gente terrorizzata c'ero anch'io ed avevo solo 5 anni. Non sapevo perché la mia famiglia insieme a tantissima altra gente faceva quel trasloco in modo così frettoloso e distrutti dal pianto. Per andare dove poi? Da chi? Mi guardavo intorno e vedevo l'ansia, la disperazione e la paura del domani scritte sul viso dei miei cari e di tutti coloro che ci erano intorno, nelle nostre stesse condizioni. Noi non siamo partiti con il Toscana, siamo partiti con un peschereccio organizzato dal molo di Pola. Il peschereccio con il suo carico di disperati affrontava il mare scuro verso lidi a me ignoti. Il mio mondo di bambina spariva sempre più in lontananza, le luci sempre più fievoli, lontane e piccole. Ormai davanti e dietro a noi il buio più tenebroso e spaventoso, il nulla. Poi il sonno pietoso di bimba ignara ed innocente. Prima di crollare sulle ginocchia di mia mamma mi consolava il pensiero che l'indomani mi sarei risvegliata ancora nel mio lettino di sempre. Avrei rigiocato con Jolly, il mio cagnolino, spruzzandogli l'acqua della tinozza sul terrazzo, con in testa il mio cappellino bianco, le barchette fatte dal signor Fagnon del piano di sotto. Quell'esodo quasi nessuno lo conosceva, ancora meno ne parlavano. I nostri giovani non avevano mai sentito una parola sulle nefandezze dei nostri governanti di allora, che molti di oggi ancora coprono, nascondono e insabbiano, invece di inserire anche questo pezzo di storia d'Italia nelle pagine dei libri di testo, se non altro per dignità postuma. Io ero una insegnante e non ho potuto mai parlarne. Noi che non siamo più di 350.000 e non abbiamo più la forza di toccare le loro coscienze, siamo dimenticati e delusi da quest'Italia incoerente, ma io parlo del passato, non parlo di oggi, perché oggi è tutta un'altra cosa. Questa Italia che non ci ha mai riconosciuti come suoi figli, ma soltanto come figliastri, mentre noi l'abbiamo scelta come madre per ben 2 volte. Prima la nascita e poi al momento dell'esodo, rifiutando di abbassare il capo sotto altre bandiere, come invece hanno preferito fare altri. Tutti gli uomini intelligenti vedono le guerre come catastrofi, dovunque esse scoppino. Il mondo intero ha considerato l'ex Jugoslavia un insieme di repubbliche indipendenti e quindi tanta acqua è scorsa sotto i ponti dall'ormai lontano 46-47. Credo ora che noi profughi veri e doppiamente italiani avremo il diritto di ottenere una volta per tutte la verità storica sulla nostra tragedia di allora, che è poi storia dell'Italia del secondo dopoguerra. Ciò non soltanto per rendere merito a noi profughi del passato e del presente, noi che abbiamo abbandonato tutto, casa, lavoro, affetti, radici, tradizioni e i nostri morti in cimitero. Una bella fetta di vita per i più, pagando anche con la vita la sola colpa di essere italiani, credendo fortemente nella patria e nel tricolore. Visto che per la nostra patria non avevamo mai significato nulla, è inutile anche recriminare sul passato. Ed allora guardiamo avanti, tutti, e nell'interesse stesso dei nostri giovani in formazione, apriamo loro gli occhi, che qualcuno ha volutamente tenuto chiusi su una pagina vergognosa d'Italia, l'ignominioso esodo di quei 350.000 italiani dalle loro terre. Facciamo in modo che non scambino per architettura e civiltà croate quello che invece appartiene di diritto alla cultura romana. Non ci si permetta di affermare che l'arena di Pola, l'arco dei Sergi, il palazzo di Diocleziano a Spalato
sono frutto del genio dell'architettura croata, né che l'arte e l'architettura veneziane non sono presenti sulle coste dalmate ed istriane dell'altra sponda dell'Adriatico. I giovani inoltre sono stati volutamente tenuti all'oscuro anche sulla storia delle famose foibe, dei massacri titini, della pulizia etnica perpetrata ai nostri danni. E per favore, non chiamateci croati o sloveni, non siamo nati a Pula, Croazia, ma Pola, Istria. Chi compila i nostri documenti ne tenga conto, se non altro per non dimostrare la sua vergognosa ignoranza ancora oggi. Brava. Brava. Grazie, grazie Mirena. Grazie e quindi grazie a tutti. Passiamo ora la parola alla professoressa Adriana Ivanov Danieli, che ci accompagnerà in una lezione, in una discussione fatta di testimonianza e anche elementi storici e geografici su questa vicenda. Grazie e buongiorno del ricordo a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Giorno del ricordo. Ricordo di italiani che si rivolgono ad altri italiani. È il giorno che commemora la tragedia dell'esodo giuliano-dalmata, che io trasmetto con tutto il mio cuore, la mia passione, il mio sentimento agli studenti che oggi mi ascoltano e al quale va tutto il mio rimpianto, la mia nostalgia, perché sono stata un'insegnante per tutta la mia carriera, e la gioia di trovarmi ogni giorno con voi e di aspirare da voi l'elisir di lunga vita, l'elisir della giovinezza. Era veramente un toccasana per la mia esistenza. Adesso non entro più in classe e oltretutto non possiamo farlo materialmente per la triste contingenza che stiamo attraversando, però sono felice di essere tra voi. E per questo doppiamente ringrazio le autorità di Pesaro, una città che mi ha adottata, Pesaro che già adottò tanti esuli nel triste momento in cui dovettero lasciare le loro terre e si trovarono allo sbando in giro per il mondo in una diaspora simile a quella degli ebrei. Però molti di noi che venivamo dall'altra sponda siamo stati accolti in questa città. Dunque, con grande e fraterno senso di riconoscenza, voglio ringraziare il signor prefetto, voglio ringraziare il signor sindaco che ho avuto l'onore di conoscere 2 anni fa, quando ancora si poteva circolare, e voglio ringraziare il presidente del Consiglio Comunale che tanto si è prestato per consentire questo nostro incontro. Allora, oggi parleremo di una storia che nei libri di storia ancora c'è poco o addirittura non c'è. Parleremo di una vicenda tragica che è quella delle, voi comunemente ormai la conoscete come la tragedia delle foibe, ma non è soltanto quello, è la tragedia di un popolo italiano che per voi di Pesaro era al di là del mare, era l'Italia al di là del mare, che dopo il trattato di pace del 10 febbraio 1947, il diktat, cioè la ghigliottina che stabilì la perdita di quelle terre e la loro cessione alla Jugoslavia, ecco, non fu più terra italiana. E noi italiani che abitavamo lì da secoli ci siamo trovati come si trova chi si vede mancare il terreno sotto i piedi, è come se ci avessero sfilato un tappeto da sotto i piedi. Noi eravamo di là, ma eravamo con lo sguardo proteso all'orizzonte verso di voi. E allora andiamo a incontrarci in modo che voi sappiate quanto vi siamo vicini e come anche proprio territorialmente e come la perdita delle nostre terre sia stata l'amputazione di una parte d'Italia. Guardate che le nostre terre messe insieme formavano una regione grande quasi come le Marche, quindi potete capire che all'Italia è stato letteralmente amputato un braccio. Andiamo a vedere dove eravamo, perché voi già lo sapete a scuola che la prima domanda della storia non è quando, come voi temete, cioè le famigerate date, ma è dove. Allora, questa è la copertina del libro che io ho scritto in teoria per gli studenti, è il capitolo di storia che nei libri ancora non c'è. Purtroppo finanziariamente non siamo in grado di farlo arrivare a tutti, però sarà mia premura inviarlo agli insegnanti di storia, ai colleghi che
avessero piacere di utilizzarlo, perché sono 120 pagine scritte facili facili, benché questa sia una storia difficile difficile, per fare da mediatori culturali con i ragazzi e per far conoscere queste terre. Allora voi idealmente guardate dove è Pesaro, spero che lo sappiate, in questa immagine da satellite, attraversate l'Adriatico, ecco esattamente dall'altra parte, noi siamo alla latitudine di Rimini, per esempio c'è Zara che è la mia città, ma davanti avete tutta la Dalmazia, più in alto vedete una penisola a forma di cuore e quella è l'Istria, in mezzo in quel golfo c'è la città di Fiume. Ecco, il nostro dove è quello, al di là dell'Adriatico, avanti. E però da quelle terre siamo stati costretti a venir via. Questa è la nostra, diciamo, immagine iconica. È la piccola Egea Hafner, cognome strano, sentite, ma vi sarete accorti che è strano anche il mio, ve lo spiegherò tra un attimo, ma è chiaro che in una terra di frontiera si realizza quello che in America è chiamato un melting pot, quindi era italianissima questa piccola figlia di un pasticcere ungherese, italianissima ero io, Ivanov, poi vi spiegherò di che probabile ascendenza, ma talmente italiane che siamo venuti via con una valigia. E allora guardatela, la bambina con la valigia, io credo che sarete d'accordo di dedicare questo nostro incontro a questa bimba che adesso ha più di 80 anni e vive a Rovereto, che quando venne a sapere che suo padre era stato infoibato, un triste termine con cui sarò costretta a farvi familiarizzare, si vide costretta con la madre a venir via, e allora eccola coi boccoli fatti dalla zia, il vestitino nuovo, la valigetta e l'ombrellino stile Mary Poppins, che si appresta a lasciare Pola, la città dell'Istria da cui veniva, probabilmente inconsapevole, anche se quel musetto lì corrugato forse invece indica la consapevolezza. Allora credo che piacerà anche a voi pensare di dedicare questo nostro incontro ai più innocenti tra gli innocenti, i bambini. Questa bambina con la valigia è il simbolo della nostra tragedia. In questi giorni, guardando telegiornali, servizi, vedrete che la incontrerete molto spesso. Avanti. E questa è la mia città. Naturalmente direte voi, ma lei gioca in casa. Permettetemelo, non soltanto perché siamo proprio vis-à-vis con voi, ma perché Zara può essere l'immagine simbolica di questa situazione geostorica, anche geostoria è un concetto che vi è ben familiare, cioè che l'altra costa dell'Adriatico è stretta tra le montagne che la dividono dal bacino del Danubio e in generale dai Balcani, mentre di qua, come vedete, si affaccia sul mare Adriatico, dunque sul bacino del Mediterraneo. Quindi chi siamo noi? Noi siamo quegli italiani che per secoli hanno costituito la cerniera tra civiltà latina e alfabeto latino e al di là mondo slavo, alfabeto cirillico. Di qua religione cattolica, di là ortodossa e musulmana anche, perché arrivarono quasi a Zara i turchi, e tra la cultura mediterranea e la cultura invece continentale e balcanica. Quindi questa posizione spiegherà tante cose che sto per raccontarvi. Avanti. Sotto Roma dedichiamo un'unica immagine, se vi orizzontate a destra vedete la penisola dell'Istria, quel cuore immerso nel mare, con capoluogo Pola, proprio sulla punta meridionale. Ai tempi di Augusto l'Istria faceva parte della decima Regio Augustea, Venezia et Istria. Lo dice anche Dante, sapete, per chi ha familiarità di aver letto i versi di Dante, per Dante il confine naturale dell'Italia si pone proprio a Pola. La mia Zara non si vede perché è più a destra e più in fondo, noi eravamo provincia dell'Illirico, però sempre nell'orbita romana. Quindi come siete stati romani voi, siamo stati romani anche noi, avanti. Dopo vari eventi che vi risparmio, perché se vi ricordate i secoli delle invasioni barbariche e avanti ancora, oltre che barbariche anche di monarchie europee, sono i più terribili da studiare. Avete tutta la mia solidarietà. Però dopo varie situazioni che adesso io evito, ma potrete comprendere che in una terra di frontiera, insomma, era una specie di tapis roulant su cui scorrevano varie popolazioni, si insedia Venezia.
Venezia col suo leone di San Marco, sotto le cui ali noi tutti ci riparammo, chi prima, chi dopo, la mia città di Zara nel 1409, con un atto di dedizione, noi diventiamo sostanzialmente il Golfo di Venezia, come capirete con una diapositiva che a breve vi mostrerò. E diventiamo veneziani, cioè assimiliamo questa cultura, andiamo pure avanti, avanti, e vediamo sempre Zara, la porta a terraferma, lo vedete che cos'ha sopra il fornice centrale? Ha il leone alato con il libro aperto, quando era in tempo di pace, altrimenti era chiuso e aveva la spada nell'altra mano. Questa è la porta a terraferma che mette in contatto la terraferma con la città di Zara a destra, che a questo punto era più che una penisola, un'isola, quando qui veniva scavato un canale e veniva separata dal resto. Questa è del San Micheli, per chi ha frequentato questa parte della storia dell'arte, è Michele San Micheli, è chiaro che stiamo respirando la stessa temperie culturale dell'Italia, per la penisola, perché il Mediterraneo e l'Adriatico e il mare in generale e tutto ciò che è sull'acqua, come le primigenie civiltà fluviali dell'Egitto, della Mesopotamia, dell'Indo, tutto quello che volete, sono strumento di comunicazione. Il mare è stato il primo mezzo di comunicazione e tra la nostra terra e la penisola era un continuo scambio non solo di merci, perché Venezia era un impero marittimo, potreste paragonarlo al Commonwealth britannico, che trasportava le merci, faceva mediatrice di merci. Venezia, le merci venivano prodotte nei territori, nei nostri territori, anche da popolazioni slave immigrate in fuga dai turchi, come fu nel caso degli Ivanov. Ecco, mi presento. Ivanov è un patronimico, figlio di Ivan, cognome molto diffuso in Bulgaria, in Bielorussia e così via, quindi clan in fuga dai musulmani che chiesero ospitalità a Venezia. Venezia ci accolse perché le occorreva la manodopera, non fu un problema l'integrazione degli immigrati a quell'epoca, perché il lavoro c'era per tutti, cosa che adesso, come sapete, invece innesca una questione molto spinosa. E allora ecco che le popolazioni slave erano produttori di beni. Le popolazioni invece italofone, cioè che parlavano l'italiano, o se preferite venete, erano scambiatori di beni, erano mercanti, e sulle galee veneziane circolavano le merci, ma oltre che le merci, ancor prima delle merci, gli uomini, quindi le loro idee, la loro cultura, il diritto, le conoscenze scientifiche, la lingua, perché noi parlavamo il dialetto, il veneziano da mar, mentre per esempio a Padova, dove io abito attualmente, parlavano il veneziano da terra. Noi respiravamo una cultura pienamente veneziana, i nostri artisti venivano, andavano dalla costa, andavano nella penisola e viceversa, come in questo caso, vedete, il San Micheli è venuto da noi a produrre i bastioni veneziani, le mura veneziane sono patrimonio UNESCO, sapete, da 2 anni a questa parte. Dunque un interscambio, un'osmosi di cultura. Noi vi abbiamo mandato d'Urbino e Laurana, scusate se è poco, questo vi dimostra che eravamo proprio un tutt'uno. Dunque c'era lavoro per gli uni e per gli altri, questo indica sinergia, integrazione socio-economica e possibilità di convivenza. Nei secoli di Venezia siamo vissuti in perfetta armonia. Avanti, ed ecco quello che vi avevo promesso, è una carta nautica del Settecento, del Coronelli, vedete che non leggete mare Adriatico, leggete Golfo di Venezia, Olim, una volta Adriaticum, era un golfo, un lago veneziano, e ci siete dentro anche voi, perché se si potesse ingrandire vedreste anche Pesaro, ma insomma è chiaro che lo identificate, vedete il Monte Conero, quindi fate presto a focalizzare lo zoom su di voi. Eravamo un'unica koinè, per chi conosce il greco, un'unica comunità dal punto di vista linguistico, culturale, artistico, economico e tutto quello che vi ho raccontato. Quindi secoli felici di convivenza anche multietnica, che diventerà invece poi un problema a breve. Andiamo avanti e vediamo che
con l'arrivo di Napoleone, apparente liberatore, portò la liberté, fraternité, égalité solo a parole. A noi ha portato una gran fregatura perché ci ha fatti passare. Voi avete vicende diverse perché voi appartenete allo Stato Pontificio, però noi, come vedete dalla cartina, le nostre terre, noi entriamo nell'impero austro-ungarico. La pianura padana diventa Lombardo-Veneto, la mia città, dove è scritto Dalmazia, diventa proprio Austria. E cosa fu per noi il dominio austriaco? Fu l'inizio della fine, perché l'Austria si accorse che gli italiani scalpitavano, gli italiani dell'Istria e della Dalmazia scalpitavano per unirsi al resto della penisola. Quando nel 1866 anche il Veneto diventa Regno d'Italia e noi soli restiamo di là, terra irredente, ecco, in quel momento l'Austria prende paura, anche perché noi avevamo già partecipato alle vicende del Risorgimento, alla Repubblica di Venezia, alla Repubblica Romana, e dunque per reprimerci, per queste nostre spinte autonomistiche, l'Austria attua una crudele politica di slavizzazione che rientra in un piano di snazionalizzazione, la terribile parola che vi ripeterò per 3 volte, cioè togliere l'identità nazionale al nostro popolo. E come fai tu per zittire un popolo? Gli togli anzitutto l'uso della lingua. Quindi vennero chiuse le scuole italiane, le istituzioni culturali, sportive, eccetera, di lingua italiana. Fu imposto il serbo-croato nelle amministrazioni pubbliche. Furono fatti venire gli slavi dalle campagne, vi dicevo che loro producevano i beni, e furono immessi nelle nostre città per fare alterare il rapporto demografico. Tutto questo esasperò la situazione, perché gli slavi, parlo di sloveni e croati nel nostro caso, si ringalluzzirono, cominciarono a dire che gli italiani bisognava buttarli tutti in mare, cosa che effettivamente poi nella mia città fu realizzata, vi dirò poi quando, e cominciò lo scontro interetnico. Le prime radici dell'odio tra gli italiani e gli slavi, sappiate che le ha attuate la politica snazionalizzatrice e di slavizzazione dell'Austria. Andiamo avanti. È evidente che noi a questo punto vogliamo la quarta guerra di indipendenza. Ci andremo, sarà la prima guerra mondiale, ma per noi terre irredente, non ancora redente, sarà la prima guerra mondiale, nella quale entreremo con un anno di ritardo nel 15, dopo aver stipulato in segreto a Londra questo patto che ci vede passare dalla triplice alleanza alla triplice intesa. Cambiamo il fronte. Ogni tanto in Italia, in dialetto veneto, si dice si fa un ribaltone, ma penso che riusciate a capirla anche voi questa espressione. E la promessa è che se vinceremo la guerra ci daranno Trento, Trieste, che poi sarebbero Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, e Istria e Dalmazia. Questa è la promessa, la vedete la mia piccola Zara, è un puntolino in mezzo alla Dalmazia. Questa è la promessa. Andiamo in guerra, per una volta nella vostra carriera di studi ricorderete che questa guerra la vinciamo, fatto direi abbastanza anomalo, abbiamo sempre preso bastonate. Andiamo avanti e ci accorgiamo invece che alla fine della prima guerra mondiale, di fatto, a parte quello che è in arancione, che era scontato, compresa l'Istria, della Dalmazia ci viene data soltanto la mia Zara, spero che la leggiate a destra, cerchiata in color fucsia, 4 isole che forse chi fa turismo d'estate conosce, Cherso, Lursino, mi raccomando, i nomi italiani ci sono, che non mi veniate a dire Sresse, Lossine, Porec e cose di questo tipo, perché qui parliamo di città che erano romane e poi sono diventate italiane. Allora, alla fine della prima guerra mondiale ci sarà l'impresa di Fiume di D'Annunzio, che vi risparmio, probabilmente i maturandi l'hanno già studiata, quindi Fiume sarà un caso internazionale e entrerà appena nel 1924, come vedete in verde, a far parte della nostra
della nazione Italia, mentre Zara e le quattro isole cerchiate entrano col trattato di pace di Rapallo del 1920, firmato direttamente con la Jugoslavia. È uno stato creato a tavolino dai signori della guerra per mettere una potenza straniera, una spina nel fianco all'Italia e impedirle di svilupparsi in senso colonialistico. Le grandi potenze, Francia e Inghilterra in particolare, alleate ma non amiche, ci creano questa situazione. Vittoria mutilata dovrebbe essere un termine che vi suona, naturalmente l'ha inventato il primo influencer della storia, che fu Gabriele D'Annunzio. Quello che pronunciava lui diventava immediatamente più di un social, ecco, e di fatto soltanto Zara divenne un'enclave assegnata all'Italia, con alle spalle sulle isole di fronte gli slavi. Vogliamo mostrare quella dopo, avanti. Qui vedete che la mia città è un piccolo quadrilatero di circa 4-5 chilometri di lato, con alle spalle appunto gli slavi, con le isole di fronte slave, e quindi come avete voi vicino San Marino, ecco, per capirci. Noi eravamo questo, e quindi qui l'italianità si sentiva ancora di più, perché eravamo sotto assedio, eravamo la Rochelle dell'Adriatico. Andiamo avanti ancora e vediamo che arriveremo alla Seconda Guerra Mondiale. Ma non dimentichiamo che tra prima e dopo, tra la prima e la seconda, dopo i 600.000 soldati morti per darci le terre che adesso sono redente, solo una parte, ecco, non dimentichiamo che in mezzo c'è stato il fascismo. E quindi noi italiani ci prendiamo le nostre responsabilità. Il fascismo ha gettato benzina sul fuoco. Il fascismo ha praticato una politica di, ecco che avete già imparato il termine, snazionalizzazione, stavolta rovesciata, nei confronti degli slavi, facendo al contrario quello che l'Austria aveva fatto agli italiani, chiudendo le scuole, le istituzioni, obbligando a parlare l'italiano, italianizzando anche alcune forme di alcuni cognomi che suonavano in Alto Adige troppo tedeschi, dalle nostre parti troppo slave. Non fu un obbligo, se no mio nonno poteva trasformare Ivanov in un bellissimo Di Giovanni, che tanto mi sarebbe piaciuto, perché Ivanov vuol dire figlio di Ivan, è un patronimico. Non lo fece, io mi porto ancora dietro sto cognome così ambiguo, perché è un po' difficile a certi far capire che sono un'italiana fuggita dagli slavi, quando poi di fatto ho un cognome di antica ascendenza slava. Ma è evidente che noi siamo italiani, non solo per nascita, ma anche per scelta. Il fascismo dunque esasperò lo scontro tra italiani e slavi, fu la seconda fase dello scontro che fu violentissima, e lo divenne ancora di più quando nel 1941 l'Italia, purtroppo alleata con Hitler, invade la Jugoslavia, che era renitente ad entrare nell'orbita di Berlino, e la occupa. Allora all'Italia, come contentino, viene dato un pezzetto di Slovenia, che sarebbe sopra Fiume, vedete a sinistra Fiume in alto che c'è un triangolino verde, ci danno un pezzo di Slovenia che non ho mai capito perché noi non avevamo rivendicazioni lì. Alcune isole dell'Adriatico, come si vede molto bene Veglia per esempio qui, Zara capitale della Dalmazia, Spalato e poi giù Ragusa e Cetinje, siamo già in Montenegro. Allora noi occupiamo la Jugoslavia, è un pezzetto perché è il pezzo più grosso, quello in rosso viene dato ad un terribile scagnozzo di Hitler che si chiama Pavelic e che è il capo, no, dei fascisti, dei nazisti croati, il quale creò dei campi di internamento, di concentramento per ammazzare serbi, ortodossi, zingari, musulmani, e tutti quelli che erano sul suo cammino, che addirittura la SS avevano orrore di quello che faceva Pavelic. Quindi questo è un terreno di conquista dove sono tutti contro tutti. Sono gli sloveni che combattono per cacciare i tedeschi, ma che vengono talmente maltrattati dagli ustascia croati che finiscono per allearsi con gli italiani. Pensate il caos.
Ci sono gli italiani occupatori con i nazisti, ma ci sono anche fenomeni stranissimi in questa guerra. Per esempio, da Zagabria, capitale di questo regno di Croazia, fuggono gli ebrei per venire sulla costa a chiedere asilo all'esercito italiano occupatore. Io ve lo testimonio perché mio padre era sottotenente a Mostar. Mostar dovreste vederla in basso al centro, è vicino a Međugorje per intenderci. A 20 anni invece di andare all'università, poveretto, l'hanno sbattuto in guerra. E lui racconta degli orrori di questi Ustascia, cioè dei fascisti croati, e degli attacchi dei partigiani di Tito, che adesso vi presenterò, e del fatto che per esempio a Mostar hanno messo in salvo 3.500 ebrei, gli italiani hanno messo in salvo 3.500 ebrei per impedire che venissero caricati sui treni per Auschwitz. Quindi questa è una guerra stranissima. Già la guerra orrenda, questa lo è se possibile di più. I colleghi ricorderanno la guerra del 91-95 in cui la Jugoslavia si è disintegrata e sono nate repubbliche di Slovenia, Croazia, Macedonia, Serbia e così via, e dove l'odio non una guerra fratricida, l'odio interetnico è esploso tra serbi, sloveni, croati, musulmani della Bosnia, in una maniera tale che del milione di morti della Seconda Guerra Mondiale, 3 quarti sono dovuti allo scontro tra di loro, solo un quarto nella lotta di liberazione dai nazisti e dai fascisti. Andiamo avanti e conosciamo, qui avete già capito, possiamo andare oltre. Eccolo qua, questo ve lo presento, è il criminale di guerra Josip Broz Tito, capo della resistenza jugoslava, nonché capo del Partito Comunista Jugoslavo, il quale ha organizzato la resistenza dei partigiani. Allora c'erano i monarchici che combattevano per riportare il loro re della Serbia, che era fuggito in esilio in Inghilterra. C'erano, come vi raccontavo prima, i fascisti, gli Ustascia, questi maledetti e violentissimi alleati di Hitler, e poi si costituì la resistenza. Fu diretta da Tito. Tito aveva in mente l'annessione di tutte le terre, comprese le nostre, col motto che l'annessione di fatto diventa annessione di diritto. E a lui dobbiamo le maggiori stragi. Cioè lui ha avuto, gli è stata insignita la massima onorificenza dello Stato italiano, cavaliere di Gran Croce. E noi stiamo chiedendo di togliergliela perché lui ha massacrato, ha continuato a massacrare anche a guerra finita. Andiamo avanti, vediamo se ne ho documentazione. No, lo raccontiamo dopo. E allora arriviamo in questa guerra orrenda fatta di massacri continui, ma tutte le guerre sono orrende, sto dicendo delle ovvietà, solo che qui, essendosi disfatto l'esercito jugoslavo, era una guerra partigiana, cioè facevano imboscate. Uccidevano una pattuglia italiana o tedesca, scattava la rappresaglia e quindi venivano deportati o uccisi i partigiani che avevano attaccato gli italiani. Quando l'8 settembre 1943 l'Italia firma un armistizio con gli anglo-americani e il maresciallo Badoglio lancia un laconico, incomprensibile messaggio alla radio, come per dire: ragazzi, abbiamo scherzato, non si combatte più, adesso vedetevela voi da che parte sparano, però sappiate che i nemici adesso sono i tedeschi. Questo cosa scatenò? A parte l'ira dei tedeschi, che poi vedremo cosa ci hanno messo di loro, ha scatenato immediata la reazione dei partigiani di Tito, che dall'interno dell'Istria sono calati lungo la costa e hanno attuato la prima fase delle foibe, di cui vi dirò un po', poi dovremo galoppare, ma penso che foiba sia il termine che nell'immaginario collettivo è entrato di più. Deriva dal latino fovea, che vuol dire fossa, ed è legato ad un fenomeno geologico, geomorfico, soprattutto dell'Istria, per cui il carsismo, il fatto che i sali di carbonato di calcio vengano sciolti dalle acque piovane, crea dei cunicoli profondissimi che arrivano anche a 200-300 metri di profondità, usati dai contadini nell'antichità come pattumiere per gli scarti dei lavori dei campi, per le carcasse di animali, e inventati dai partigiani di Tito come patibolo degli italiani. Allora, dall'8 settembre 43 per 40 giorni i partigiani si scatenarono soprattutto in Istria, sulle città costiere. Venivano di notte a bussare alle porte,
Tito aveva studiato a Mosca e aveva imparato le tecniche del KGB, della polizia segreta sovietica. Prelevavano gli italiani, voi dite, ma come fa lei? Abbiamo trovato i documenti dove i collaboratori di Tito dichiarano che furono mandati in Istria per dimostrare che gli italiani erano una minoranza. Non era vero, ma andava fatto, punto. E così fu fatto. Cioè, abbiamo la prova che la nostra eliminazione fu studiata a tavolino. Fu un genocidio? No. Dobbiamo essere onesti, la nostra tragedia è tutta italiana, ma non prevedeva la soluzione finale di Hitler nei confronti dei poveri ebrei. Questa prevedeva la pulizia etnica, ucciderne uno per educarne 100, dicevano le famigerate Brigate Rosse. Ci avranno uccisi, non lo sapremo mai quanto, perché in questi buchi della terra la ricognizione non fu fatta finché c'era la Jugoslavia che non lo consentiva. E adesso vi sto parlando del 43, vi rendete conto quanti anni sono passati? Cosa si potrebbe trovare adesso laggiù in fondo? Comunque diciamo che un numero corretto, non riduzionista e non esagerato, è quello di circa 12.000 italiani buttati dentro. Legati col fil di ferro o a due per due con le mani dietro la schiena o in una lunga fila, per cui si sparava un colpo alla nuca del primo, risparmiavano anche sui proiettili, e quello cadendo giù trascinava il compagno o i compagni in questa caduta che non implicava necessariamente la morte sul colpo, ma poteva essere una agonia, come confermarono molti contadini dei dintorni che sentirono lamenti di donne e di bambini anche per 15 giorni. Se non avevano ferite gravi, morivano agonizzando in questa maniera. Italiani erano, al padre di una mia amica che aveva chiesto: ma perché mi portate via? Cosa vi ho fatto di male? Sono medico, ho curato voi come i miei. Perché in dialetto, poi ve la traduco, ma lo capite. Perché ti sei italiano, bisognava far sparire l'elemento italiano. E la tecnica fu la cosiddetta politica del terrore. Voi capite che portati via di notte, torturati, agli uomini per lo più, ai soldati in particolare, tolti gli occhi. Le donne stuprate oppure mutilate, se qualcuno ha sentito parlare di Norma Cossetto, che è un'altra icona della nostra storia, la mutilarono, le fecero cose che non mi sento di raccontarvi, e poi ancora viva la buttarono in fondo al pozzo. Pozzo, questa voragine spaventosa, perché? Perché era la figlia del sindaco del suo paese e il sindaco veniva eletto dal partito fascista. È chiaro che il papà era del partito fascista, ma questa aveva 23 anni, stava per laurearsi all'Università di Padova e finì là in fondo, finì in questo orrore di cui poco sappiamo perché purtroppo hanno mappato qualcosa come 1500 foibe in Istria, i geologi, e perché spesso buttavano la dinamite per nascondere poi l'effetto terribile di questa cosa. E sappiate che recentemente in Slovenia hanno trovato centinaia di fosse comuni o dentro miniere abbandonate, o dove i partigiani di Tito eliminarono gli oppositori sloveni che volevano la libertà dai tedeschi, ma non volevano finire sotto la dittatura comunista di Tito. Andiamo avanti, se no le foibe ci occupano tutto, e ci portiamo adesso invece nella mia Zara, non per questioni, sapete, di Cicero pro domo sua, come si dice comunemente, ma perché la fine di Zara sarà la prima delle città della costa a scomparire. Penso che questo inglese qua lo masticchiate tutto. È un dispaccio militare, è un documento d'archivio degli alleati che dichiara: Marshal Tito has asked for the bombing of Zara. Tito non sopportava quel puntolino sull'Adriatico, quella spina nel fianco, voleva spazzarla via, di modo che poi non se ne discutesse neanche ai tavoli della pace. E probabilmente questo ha fatto anche comodo agli alleati, che infatti siamo al 2 novembre del 43, andiamo avanti e vediamo com'era Zara, una penisola con Cardo e Decumano, 1 km per 500 metri, una città romana, veneziana, graziosissima, in una posizione eccezionale, poi la vedremo con tutte le sue calli, come a Venezia, Calle Paradiso, nomi tipicamente veneti. Vediamo cosa sarà di questa mia piccola città. Andiamo avanti e vediamo. Questa è una foto, sapete, ripresa da un bombardiere, dal Mitchell,
che indica gli obiettivi sensibili che hanno colpito. Notate che Zara di obiettivi sensibili non aveva niente, perché Tito fece credere che eravamo una base strategica per i tedeschi. I tedeschi si erano già ritirati. E noi non avevamo manco una contraerea. Di 54 bombardamenti che abbiamo subito, non siamo riusciti a buttare giù con la contraerea neanche un aereo. Cosa dite voi? Avevamo una difesa? Non avevamo un porto militare, un porto commerciale, ma qui furono colpiti l'acquedotto, la centrale elettrica, le scuole, l'ospedale, cioè qui era veramente la volontà di farci scomparire. Vediamolo nelle foto successive, e così era la riva sopra, la riva nuova, e così la riva sotto dopo i bombardamenti, andiamo avanti. E così era la riva nuova dopo il bombardamento. Prima la chiamavano la piccola Nizza, era tutta una sfilza di palazzoni costruiti dall'Austria. Andiamo avanti e vediamo ancora di nuovo la riva col vaporetto affondato. Poi vi racconterò che praticamente in fondo a destra quelle macerie lì erano la casa di papà, ma quello ve lo racconto tra poco. E sotto, sì, va bene. E questa chiesa qui barocca che si chiama Santa Maria, con uno sforzo, perché non ho qui adesso il puntatore, ah sì che ce l'ho, che lusso. Allora, vedete cosa vi indico, questo buco qui? Questo buco qui era a casa di mio padre, vi sto invitando a casa di mio padre. Lui si affacciava su Calle Santa Maria, questa è la chiesa di Santa Maria, in stile barocco veneziano. E una bomba incendiaria. La nonna arrivò con in mano la chiave di casa dal nonno che era in rifugio e gli disse: Giovanni, lo dico in dialetto veneto, vediamo se ce la fate, questo è quel che ne è rimasto della casa, la chiave di casa. Zara fu rasa al suolo all'85%, tutti questi palazzi crollarono sulle calli strette, ci misero 20 anni a ripulire la città. E andiamo avanti ancora. Poi, quando arrivarono, dopo 54 bombardamenti, arrivarono esattamente un anno dopo, il 31 ottobre del 44, presero i pochi cittadini rimasti, perché gli altri erano già esodati, il primo esodo, la prima fuga in massa fu da Zara, poi dalle altre città che vi nominerò. Li presero e da noi non c'erano le foibe, ma da noi c'era il mare. E allora non so se lo riusciate a vedere, una pietra al collo, questo è il farmacista Ticina, che viene buttato in acqua con la moglie, la figlia, la nipotina, questa è la nipotina, vedete le gambette qui? E vedete la bambola, questa è molto sbiadita ma è una foto della domenica del Corriere, prima di essere trascinato giù afferrò il partigiano che l'aveva buttato in mare e lo portò giù con sé. Andiamo avanti. Centinaia ne eliminarono. Ecco, vi ho riportati a casa di papà. Ecco la chiesa di Santa Maria che ormai vi è familiare. Dopo che eliminarono tutte le macerie, ma vi ripeto, io ero bambina, andavo al mare e vedevo i carretti tirati da cavalli che portavano le macerie di Zara, avevano raso al suolo Zara per cancellare le sue tracce, le tracce della sua storia. L'aveva dichiarato quando Tito era venuto a Zara col poeta nazionale, che era una specie di D'Annunzio locale, dichiarò: noi cancelleremo Zara e la bombarderemo per costruire sulle sue macerie una nuova Zadar, che è il nome attuale della mia città. Scava che ti scava, dopo tanto tempo, voi conoscete, mai sentito parlare della Nemesi, la dea greca della vendetta, che riporta la giustizia. Cancellarono Zara perché non ci fosse traccia della sua romanità, venezianità, italianità. Cosa trovarono? Trovarono il foro romano. Questo è il Cardo, no, questo è il Decumano, scusate, si chiamava Calle dei Papuzzeri, quelli che fa le papuzze, cioè le scarpe. Questa invece, la Calle Larga, sentite i nomi veneziani, questo era il Cardo, scusate, questo era il Decumano, questo è il Duomo, io sono stata battezzata proprio qui a Santa Anastasia, e qui in questo bel posteggio qui, vedete, questa è casa di mio padre. Quando accompagno anche le scolaresche dico: adesso ragazzi, vi porto a bere qualcosa a casa di papà. Oh, ma signor, ma che gentile, ma non deve disturbarsi. Arrivo là e gli dico: ecco, servitevi pure. Questo è quello che è rimasto. E quello che invece è rimasto in piedi fu occupato dai nuovi padroni, dai nuovi occupanti. Mio padre arrivò al punto di dire: per fortuna che la mia casa non c'è più. Andiamo avanti, perché non vorrei esagerare. Guardate che città è la mia. La riva nuova, questi palazzoni qui erano tutto, adesso sono giardini, ma erano tutta una quinta di palazzoni. La riva Derna, la riva vecchia.
quella Riva Vecchia, dove quando arrivò il tricolore italiano il 4 novembre del 18 noi eravamo tutti in ginocchio ad aspettarlo. E qui è di nuovo il posteggio di cui ormai siete pratici. Quando andrete a Zara posteggerete qui e penserete un pochino alla Ivanov. Andiamo avanti. Ecco, continuo a provocarvi per farvi vedere quanto bella è la città che abbiamo perso. È una città veneta, la vedete come struttura. Di fronte c'è un primo cordone di isole, questo è il cosiddetto Canal di Zara. Qui dentro hanno buttato gli zaratini con una pietra al collo. Poi dietro, per gli appassionati di vela o di barca, c'è l'arcipelago delle Incoronate. Sono certa che qualcuno di voi lo conosce, perché da Pesaro si punta dritti e si arriva, si punta con la barra da ovest e si arriva qui. Andando oltre arriviamo a Pesaro. Andiamo avanti. Ed ecco qua, 10 febbraio, giorno del ricordo. Perché? Perché la guerra finirà appena il 25 aprile del 45. Ma questo tricolore da noi non arrivò più, perché da voi arrivarono i liberatori americani, da noi arrivarono gli occupatori, i partigiani comunisti di Tito. A Trieste fecero uno scempio per 40 giorni, a Trieste infoibarono il più possibile, perché volevano inglobare Trieste e la Venezia Giulia, volevano arrivare fino al Tagliamento, volevano arrivare fino ai confini con il Veneto. E quella sarà la seconda fase delle foibe. Sappiate che nelle foibe non finirono solo gli italiani, ma non pensate solo ai criminali di guerra, quelli erano già scappati ancora nella prima fase, ma i maestri, i bidelli, i segretari comunali, i medici, le levatrici, tutti coloro che rappresentavano l'amministrazione italiana. A Trieste furono buttati nelle foibe anche i partigiani bianchi, quelli che avevano combattuto per la liberazione della loro terra, ma non volevano passare dalla dittatura di Hitler, nazifascista, alla dittatura comunista di Tito. I partigiani rossi italiani, complici dei partigiani di Tito, li buttarono nelle foibe di Trieste. Forse Basovizza è un nome che a voi dice qualcosa, perché è monumento nazionale, ogni anno si svolge una cerimonia lì, che poi era una miniera, ma furono buttati dentro, anche oltre che soldati, carabinieri, eccetera, anche i partigiani bianchi che avevano combattuto per la libertà della loro terra. Un'altra bambina, questa è una bambina che fugge dal fiume e mi serve per rispondere alla vostra domanda. Perché? Perché è l'ultima domanda della storia, abbiamo già visto insieme, abbiamo detto dove, quando, come, perché un po' di fatti ve li ho raccontati, perché? Ecco, la risposta nostra è questa. Perché l'esodo degli italiani? Perché il 10 febbraio, che è stato istituito come giorno del ricordo, solennità civile dello Stato italiano, approvato da tutto il Parlamento con solo 15 voti contrari dall'estrema sinistra, è il giorno del nostro doloroso esodo. Perché? Per questo tricolore, per poter continuare a restare italiani, perché restando lì saremmo diventati cittadini jugoslavi. Perché Tito attuò immediatamente la snazionalizzazione. Ecco, terza ed ultima, e avete imparato già questo concetto. Cioè ci tolse tutto quello che già vi ho raccontato, ma di più, perché oltretutto era una dittatura comunista. E quindi ci tolse quelli che a scuola vi hanno insegnato a essere i diritti inalienabili dell'uomo. Dobbiamo elencarli o domani li riguardate con i vostri. È stato il 10 dicembre l'anniversario della promulgazione di quei diritti, che vanno dal diritto di culto, di parola, di espressione, della proprietà privata, di qualunque cosa. Noi non eravamo più padroni di nulla, guai se parlavamo in italiano, guai se andavamo in chiesa e venivamo immediatamente licenziati o perseguitati. E allora, ecco, sarà giusto che questo giorno si imprima nella memoria di tutti gli italiani, anche di voi giovani che continuerete poi ogni anno a ricordarlo, magari ricordatelo anche ai vostri genitori, perché loro appartengono a quella fascia d'età che non ne ha sentito parlare a scuola. Andiamo avanti un attimo e vediamo che vi spiego il perché. E noi arriviamo qui, campi profughi, 109 campi profughi, ammassati insieme, accolti spesso a fischi e sputi, e questo ve lo devo raccontare, perché poi per 60 anni di noi non si parlò più. Perché? Qual è il peccato originale degli esuli? Il peccato originale che noi abbiamo commesso è quello di essere fuggiti, devo dirlo con sincerità, noi siamo molto schietti come dalmati ed è ora che questa verità venga detta a fronte alta. Noi scappavamo dal comunismo reale, cioè chi ha provato il comunismo? Noi abbiamo provato tutto, eh? I vostri nonni hanno provato fascismo e nazismo, anche noi
però noi abbiamo provato anche il comunismo e non era possibile vivere, era fame e terrore. E allora, essendo fuggiti da quello che i comunisti italiani ritenevano il paradiso rosso, quando arrivammo con le navi ad Ancona, a Venezia o alla stazione di Bologna, dove arrivarono a rovesciare il latte dalle marmitte sui binari della stazione pur di non darlo a quei fascisti in fuga, voi capite che io avevo un anno quando finalmente venimmo via. Un anno avevo e i miei genitori 29, riuscite a concepirci come criminali di guerra in fuga? Ecco, ci accolsero con sputi e fischi, fascisti, tornatevene indietro. E questa è l'altra tragica pagina della nostra storia, per cui noi vi chiediamo il ricordo adesso, restituiteci la nostra dignità di esseri umani, di italiani, perché tutto questo l'abbiamo fatto per restare italiani. I miei genitori erano insegnanti come me. E non potevano neanche raccontare questa cosa a scuola prima che venisse istituito il giorno del ricordo, perché rischiavano che qualcuno dicesse immediatamente: ah, quei fascisti. Allora, considerate che il fascismo, il colpo più grave l'ha dato proprio a noi, perché chi è che ha perso le proprie terre? Noi. E guardate come ci siamo ridotti a vivere, la promiscuità di ex ospedali, ex caserme, ex magazzini. Tutti ammassati o al massimo con dei box divisi tra famiglia e l'altra mediante coperte stese. Ma voi sapete qual è il mio primo ricordo di infanzia? A 15 mesi sono arrivata in un campo profughi io. A 15 mesi gli psicologi dicono che noi non abbiamo memoria. Ci sono stata 6 mesi. Sapete qual è il mio primo ricordo riemerso in una mostra in cui avevano ricostruito come erano fatti i campi profughi con coperte militari stese su delle corde? Ecco, il mio primo ricordo, mi appello a quelli di voi che hanno letto Proust, la Madeleine, quando la Madeleine di Proust, se no le colleghe di lettere mi aiuteranno, quando la Madeleine, poi ve lo spiegano, fa venire a galla la memoria involontaria, la memoria sepolta nell'inconscio e riemerge. Quando io ho visto queste coperte in questa mostra, sono scoppiata a piangere. Avevo 60 anni, non ero una bambina, ma piangevo come una bambina. Perché? Perché questo era un ricordo doloroso. È normale per un bambino di un anno e mezzo vivere dentro una baracca con le corde tese e le coperte che fanno da mura della sua casa? Vederle mi ha riportato fuori questo dolore. E allora volevo dirvi anche questo, visto che ho cominciato e finito con le bambine, che il nostro dolore e la nostra incomprensione, la nostra tragedia è stata sentita anche dai bambini. Quando guardate il telegiornale, vedete gli occhi sgranati di quei bambini in fuga dalla Siria, dall'Afghanistan. Non è la prima cosa che suscita la pietà in voi? Perché? Perché sono creature più innocenti ancora degli adulti. E hanno pagato anche loro un dolore all'orrore della guerra, fatta dai grandi, ve l'ha insegnato Manzoni stesso, ma sofferta dagli umili. Andiamo avanti, siamo alla fine. Vi porto qui, vi porto al magazzino 18 di Trieste, che adesso non è più utilizzato, hanno trasferito tutto nel magazzino 26. Se qualcuno ha conosciuto l'opera teatrale Magazzino 18 di Simone Cristicchi, lo trovate ormai su YouTube perché ha realizzato una nuova cosa, questa ormai si può utilizzare, è un musical dove lui è venuto in visita e qui sono state depositate le masserizie degli italiani che non avendo trovato ospitalità in Italia. Rendiamoci conto che era il dopoguerra, che era dura per tutti gli italiani, che poi c'è stata l'accoglienza che vi ha detto, dei 350.000, 90% siamo venuti via, 70.000 non hanno trovato posto e sono finiti veramente emigranti nelle Americhe, in Australia, in Nuova Zelanda, ovunque. Le loro masserizie sono state depositate in questo magazzino 18. La nostra Pompei, e concludiamo proprio con questa immagine, l'ultima, dove voi vedete un'immagine significativa, questa ha veramente dato in testa a Cristicchi, perché dice: ogni sedia è una persona, qui si sedeva il nonno a raccontare le favole alla sera, qui si sedevano gli innamorati a guardare il tramonto sul mare, sono tutte firmate sotto, c'è il nome del proprietario, hanno depositato tutto qua dentro, mobili, libri di scuola, abiti, casalinghi, tazze, bicchieri, c'è tutto, c'è Pompei dell'Esodo, c'è la storia di un popolo che non c'è più, che non sappiamo che fine abbia fatto, che ha lasciato solo queste tracce di sé. Però quello che ci auguriamo noi
che una traccia l'abbia lasciata anche nell'animo di chi ci ascolta, di chi ci dà l'opportunità di parlare, e dunque mi rivolgo alle autorità di Pesaro che hanno avuto questa generosa ospitalità nei nostri confronti, e a voi cari ragazzi che vorrei tanto vedere e abbracciare, perché io mi commuovo ogni volta che parlo con voi, perché mi siete rimasti dentro, e il fatto che voi abbiate condiviso il mio dolore, che sono certa vi avrà commosso, rende il mio rapporto verso di voi in un certo senso materno. Quindi grazie, ricordate almeno questo, che tutto quello che abbiamo passato, il prezzo che abbiamo pagato alla guerra, gli unici italiani che hanno perso la loro terra, ricordatevi che con tutti gli errori che ha fatto il fascismo, la guerra di occupazione, eccetera, però ricordatevi che il prezzo l'abbiamo pagato solo noi, anche per voi.